Tieniti. Che succede lì? C'è un tizio che fa stretching. Ok, andiamo da questa parte. Vediamo un po'. Lei sta lavorando al suo mezzuccio. Serve una mano? Ti aiuto? No, non preoccuparti. Ho quasi finito. I Raffen l'avevano ridotta proprio male. Hai dormito bene? Non mi lamento. E tu? Abbastanza riposata? Hai avuto un incubo. Ti ho sentito gridare. Davvero? Non preoccuparti, ci sono abituata. Quando Mitch e Scorpion sono tornati dalla guerra, ogni notte era un continuo. Presa bene. È andata avanti per mesi. Qualunque cosa sia, ti passerà. Lo spero. Ti è venuta qualche idea? Per Emma, intendo. In effetti sì, mi è venuta. No, cavolo, ho schippato, volevo solo alzarmi in piedi, vabbè. Aspetta, mi alzo. Ok, sentiamo. Ok, dimmi. Noi siamo la chiave, il tronchese è la V, e il cacciavite è il punto in cui la V dovrebbe poggiare. Sembra tutto chiaro. Ti starei chiedendo come faremo ad abbatterlo. Con la tua mitragliatrice? Quella ci tornerà utile altrove. Con quel calibro scalfirebbe a malapena la corazza di un mezzo pesante. No, ci sono altri modi. Ecco, la morsa è la nostra soluzione. Una centrale satellitare. EMP, impulso elettromagnetico. Una centrale? Aspetta, vorresti usare un EMP? EMP? Ma come? Non possiamo generare quel tipo di impulso a comando. Che per noi sarebbe IEM, ma vabbè. Raggiungiamo il sistema di collettori energetici, entriamo e bypassiamo i comandi togliendo i limiti. Appena la testa sarà a portata, attiveremo un turbo impulso elettromagnetico. Dovrebbe friggere i sistemi della... Quindi comandi, lo fa atterrare. Navigazione e comunicazione. Atterrare o fermare, non ho capito. Tutto se è volante, che sembra volante quell'affare. Non avranno alcuna possibilità. Siamo sicuri che l'AV sorvolerà non la centrale, sarei, però? Troppo ottimista. Chi ci dice che l'AV sorvolerà proprio la centrale? Nessuno, certo. Ma non sarà un problema, vedrai. Ci sarà da saltare un bel po', ma non te ne pentirai. Ho pianificato tutto. Mi fido. Vai. Hellman mi serve vivo. Ricorda, Hellman mi serve vivo e illeso. Cerchiamo di non distruggere l'AV, ok? Lo so. Ma gli conviene allacciare le cinture. Ho un'idea. E se funziona, l'atterraggio non sarà dei più morbidi. Beh, speriamo che sia uno che d'accordo. Tiene la sicurezza allora. Andiamo. Perché sennò ottimo. Se implode diventa sali, tutto inutile. Prendiamo questo coso qua. Quella. Non c'è niente da lootare qua, wow. Eh no, non c'è niente da lootare. Allora mi prendo un bel burritino XXL. Come ricordo di questo posto, andiamo. What? Che è successo? Di chi è la centrale? Governo o corporazioni? Che differenza fa? Chi credi che muova i fili del governo? Le corporazioni. Volevo solo sapere a chi stiamo per pestare i piedi. V, guardati attorno. È semplice. Tutto quello che vedi appartiene a una corporazione. E a te piace fottere i corporativi, eh? Ti pure piace a me in realtà. I corporativi? Maledetti corps. Come ti è venuta questa idea? Aspetta, riformulo. Rogue, Nash, i Raffen. Occhio a ciò che dici, V. A te piace proprio far incazzare tutti? Beh, in tal caso è un bene che io sia dalla tua parte, no? Sì, infatti. Cambiamo argomento. Qual è la cosa più strana che hai contrabbandato? Cambiamo completamente argomento. Qual è la cosa più strana che hai trasportato? Io una volta ho dovuto portare una vera iguana. Davvero? Un'iguana viva? Già, qualcuno l'aveva sedata e messa in un congelatore. Non so perché, ma quel lavoro mi ha fruttato un sacco di soldi. Tocca a te. Hai di meglio? Il vice direttore finanziario della Caucaso. Oh, direi che siamo pari. Morto, nel bagagliaio. Ah. Ok, hai vinto. Minchia. Siamo quasi alla diga. Fermiamoci un attimo. Calibriamo la torretta su di te.
Voglio che tu riesca a usare anche la mitragliatrice. Avremo più possibilità. Ah, molto bene. Me gusta la mitragliatrice. Connettiti qui. Come mi connetto? Link personale? Altrimenti come? Occhio al jack. A volte fa un po' gioco. Sono connessa. Un attimo. Prima la diagnostica. Merda, continua a darmi errore. Strano. Cerco una soluzione. E ora, Panam, ti presento Johnny. Nel mezzo del fottuto nulla. Ben fatto, Vi. Ehi, credo che il tuo impianto abbia un virus. Quello sulla nuca. Certo che ce l'ha. Ho un bioprocessore in testa che opera indipendentemente da me. Forse la tua diagnostica lo ha rilevato. Mm-hmm. Ok. Ma non ci saranno perdite di dati tramite il link personale. Super awkward. Johnny Silverhand nel mio cervello. Tutto in ordine. Facci usare sta mitraglia. Okay. Incrociamo le dita. Vedi quella pila di rifiuti? Spara una raffica breve. Io penso alle calibrazioni. Bene. Prossimo bersaglio. Colpo singolo. Ok. Un'altra volta. Raffica più lunga. Ottimo. Direi che ci siamo. Non è stato così difficile, no? Dovresti aggiornare il tuo software. La calibrazione va bene, ma dovresti aggiornare il tuo software. Scanner, controller, tutto di almeno 2 generazioni fa. Ho visto tecnologia migliore nel cesto delle offerte del mercatino di Cabo. Bam! Sai. Sì, ok, ma l'importante è che funzioni. Bam, sfregge allora, dalla grande. Perché dovrebbe uscirsene con una roba del genere? Voglio solo controllare che l'area sia scusa. Sì, ma qua già stanno sparando. Una centrale corporativa. Assaltare un convoglio corporativo. Rapire un corporativo. Ti piace la parola corporativo o vuoi dirmi qualcosa? Sai una cosa? Cominci ad assomigliare a me. Di 50 anni fa. A parte il carisma è un cazzo impressionante. Ma non ce l'abbiamo. Abbiamo la bocchiacca, scusa. I corporativi non c'entrano. Forse siamo davvero simili, forse è vero. Non hai tutti i torti. I corps devono esplodere tutti. C'hai ragione, Johnny. Sei più simile a me di quanto pensi. Vedrai. Ma questo vale anche per te. Forse ti stai avvicinando a me. Ah, impossibile. Lui non si rende conto che stiamo parlando con Johnny. A quanto pare no. Forse perché non parliamo veramente. Sembra ma... tutto libero. La zona è deserta. Non vedo pattuglie. Quel bestione è l'unità di stoccaggio. Fighissime. E vedi le antenne? Ogni antenna capta le microonde dai satelliti in orbita, che poi vengono convertite in energia elettrica. Quindi avremo una reazione a catena. Le antenne arrivano fino all'interstatale. Scateniamo una reazione a catena dall'unità di stoccaggio. E ogni antenna emetterà un intenso impulso EMP. E il nostro AV volerà dritto nella rete. Noi spacchiamo tutto però, così pure le altre auto o qualsiasi cosa passa lì in zona. Arrivati alla centrale, sovraccarichi. Faremo un disastro. Io creerò un bypass per il detonatore. Manda a puttane i trasformatori, faremo più in fretta. Perché non iniziare dai trasformatori? Scombinando i voltaggi. Dovrebbe accelerare il processo. Bella idea. È solo che... Sì, sì, lo so, i convertitori. Ma non saranno un problema. Alzerò tutto oltre il massimo consentito. Bene, meno male che il nostro vigile sa di queste cose qua. Stiamo andando forti. E ora che facciamo? E ora che si fa? Ora aspettiamo. Dobbiamo coordinarci con il piano di volo della... Bene. Bene, ci siamo. Hai mai fatto una cosa simile? Abbattere una V? Da sola? No. Perché me lo chiedi? Beh, non sei da sola. Non hai mai fatto niente di simile con gli Aldecaldo? Avevi già fatto una cosa simile con il tuo clan? Achievement sbloccato, metodo no. Stanislavski. Una volta abbiamo recuperato uno dei nostri da un convoglio. Ma quello che ci aspetta è molto più rischioso. Non ti manca? Cosa, fare lavori come questo? Appartenere a un clan, far parte di una famiglia. Potrei farti la stessa domanda. Come ti senti da sola? A volte ci penso ancora. Sì, a volte mi chiedo come sarebbe la vita tornando con il clan.
In realtà non molto, ma E il prezzo immagino è che Vi sempre ogni troppo tanto, alto. cioè io non ci penserei, ma Vi penso qualcosina, sì. Qua è So dove cosa siamo intendi. scappati con Takemura, abbiamo impalato il tizio su quel palo lì davanti. Ok, possiamo saltare la corsa? Tanto mi sembra che sia abbastanza basic. Ok, arriveremo tra poco. Molto Ripetiamo. bene. Andiamo lì, fottiamo i sistemi e teliamo alla svelta. Tieniti forte, potremmo ballare un po'. Sembra molto Preparati! facile. Connettiti. Ok, sono pronta. Dove sparo? Droni! Ci penso io! Pensaci in fretta prima che ti colpiscano! Tutto qui? Rotti in 01. Se ci sbrighiamo. Dritti per dritti. Comunque c'è un senso di velocità mezzo Non vedi quando? inesistente quando fanno queste Io qui metto il scene. detonatore. Un Presto, Vi! po' vaga come cosa. Merda! Andando molto bene la cosa, ci sta sfondando le cervella. Vi devi fare la terza, vai. Merda, forse abbiamo un po' esagerato, Panam! Te la caverai. Le vedi? Tutte illuminate e intermittenti come un albero. Volevi uno spettacolo e l'hai avuto! Cazzo, sì! Andiamocene da qui, Adesso prima stiamo che ci vedendo i andati draghi. via. Panam, fai retromarcia, va. Lesta. Adesso arriverà all'inferno qua. Sicuro. Vi scappa, prima che succeda qualcosa al chip. Grazie per il consiglio. Stavo per organizzare un picnic, stendermi e prendere un Dico po' sul di sole. serio, occhio, la prossima. Johnny! Johnny! Si è spento Johnny. Porca troia. Johnny. Ok, sto bene, ma esci da quel cazzo di posto. Non un'esecuzione perfetta, ma comunque è andata. E il detonatore? Funziona? Sì, funziona. E non vedo sbalzi nella forza del segnale. Dobbiamo solo allontanarci per evitare che l'impulso colpisca anche noi. Quella collina, ci piazzeremo lì. Dovremmo avere una buona visuale sulle antenne. E poi Nessuno ci ha aspettiamo. pizzicato in tutto Ok. questo. Ci credo Che? molto poco che nessuno ci abbia pizzicato. Ho sempre sognato di spingere un grosso pulsante Prendiamo il rosso. detonatore. In Quando realtà lo non pigi il attiviamo, coso, ma pigi non la ti levetta che preoccupare, lo sta tengo sopra. d'occhio. Tu aspetta il mio segnale e poi attiva l'impulso. Bene. Non se lo aspetteranno mai. A proposito, Stiamo per abbattere un mezzo della Kang Tao da milioni di euro dollari. Come ti fa sentire? Non possiamo sbagliare. Abbiamo una sola possibilità, Panam. Non possiamo sbagliare. Non temere. Finisco sempre ciò che inizio. Sempre. Stavo notando. Cosa? Il silenzio. Il ronzio della città. Le voci della gente. Gli odori. È tutto sparito. Perché siamo Soltanto troppo il lontani? vento. Avevo dimenticato che esiste la quiete. Amiga. A parte gli odori, forse. Hai presente i coyote? Difficile non notarli. Pensavo fosse il deodorante della tua Thornton. Fanculo. Meglio se ti concentri sulla V. Tieni gli occhi aperti. Eccolo! Arriva da Pacifica! D'accordo, preparati. Ancora un secondo? Un secondo? Ora! Boom! Ecco fatto.
Non è successo nulla. Aspetta, che succede? Benissimo, cazzo. Cazzo. Peccato. È andato giù. Meno male che ha funzionato alla fine il detonatore, cavolo. Panam, il motore funziona ancora. Cazzo, si allontanano. Non per molto. Dobbiamo seguirlo. Solo un attimo. Panam, che stai facendo? Ah, gli tira un RPG, onesto. Così si fa. Così lo mandiamo a terra. Sta perdendo quota. Quel bastardo è nostro. Andiamo. Aveva un buon piano B, Panam, niente male. Non riuscirà a restare in volo dopo una simile botta. O a terra o si schianta. L'hai rilevato? Ma... sì, AB non identificato. Perde quota. Mitch, Scorpion, che diavolo che... finisco qui ai generatori. Seguili, arrivo tra poco. La batteria dovrebbe Scorpion reggere. Qui, Panam, non avvicinatevi alla B. Ripeto, ma che cavolo stanno facendo loro? Allora, adesso andremo a finire. La sicurezza sta arrivando, però inizio alla festa sempre. Era Cartao! Aspettami! No. Anzi, va via da lì! Probabilmente vogliono aiutare i sopravvissuti, senza sapere che sono corporativi. Non mi sentono, l'impulso sta interferendo! Merda! Ho tre tracce sul radar. Droni? Sì, preparati. Vai. Cercherò di rallentarsi! Non glielo permetteremo, dobbiamo raggiungere Mitch e Scorpion. Questi sono abbastanza stronzetti da colpire, devo dire. Panam, c'è un problema! Non spara! Cazzo, mi sa che ancora inceppata! Lo sistema, tieni! Come? Ma nessuno sta guardando davanti! Ci sono le calcagna, Panam! Lo so! Non arriva un colpo in testa, maledizione, Panam, speech! Fermi del cazzo, non si vogliono aprire! Panam! Sto bene. Okay. Un momento. Un momento, è ciò che serve. I droni sembrano a posto. Panam sta andando un po' stortignacco, eh. Spero stia bene, cavolo. L'ho visto! Dietro quella collina! Bene, una cosa in meno di cui preoccuparci. Panam, tutto ok? Proiettile pagante. Pensi di farcela? Certo. Niente di serio. Ce lo dici te. Non preoccuparti. Ehi, bello, l'ultimo che sei? Ha detto che era tutto a posto è morto. Giù, in macchina. Scorpion. Continua a trasmettere su un canale aperto in caso non abbiano sentito la prima volta. Porca puttana. Qualcosa manca. Hai sentito quegli spari? Vi, gli è successo qualcosa. Controlliamo. Vedo il relitto, ma non Scorpion. Nemici. Andiamo al volo. Se il gioco mi fa scendere. Sembra scaduto. Dai, ce n'ho tipo 120 io. Vi, connettiti al drone. Scansioniamo l'area. Dobbiamo orientarci. Ok. Andiamo! Sei connessa al visore? Vi, si hanno ucciso gli Aldecaldo. Si hanno ammazzato Mitch e Scorpion, non posso... Oh. Io so, lo so. Connessa, i problemi se fa sta ragazza. Non è ancora detta l'ultima parola. Scansiona l'area in cerca della roba degli Aldecaldo. Sono morti? Aldecaldo. Quella sì. Era la roba loro? Sono morti. Tutti? Tutti quanti. Wow. Mitch! Ah, eccolo Mitch. L'hanno preso. Cavolo, magari è vivo anche quell'altro.
No? Scansiona gli agenti della... scansiona i droni da combattimento. Quanti altri ce ne sono? Mitch è lì. Lì c'è qualcuno mega morto. No, no, no. Mi dispiace. Il tuo clan? A De Caldo. Sì. Sono morti. What? Tutti quanti. C'è un altro drone là. Dio, se... Non preoccuparti, non possiamo lanciare razzi. Se ci avviciniamo troppo, ci fanno a pezzi. Possiamo eliminarlo? Forse. Ma prima dobbiamo arrivarci. Scusa, ma sti altri agenti di cui parlano? Ho 5 gang di pattuglia. Ok, fatto. Droni da combattimento. Okay. Sistemi di difesa attivi. Hanno fortificato la zona. Ma sì, sì, mo li fortifichiamo noi, li fortifichiamo. Ce li avrei avvertiti. Ma è tutta colpa mia. Colpa del glitch, brutta scema. Idioti. Li troveremo, ascolta, amica. Abbiamo visto Mitch. Probabilmente hanno anche Scorpion. Li troveremo e li aiuteremo. Cavolo, se Scorpion era bello coatto, spero che sia vivo. Andrà tutto bene. Attenta al lanciarazzi. Ci farà pezzi se ci avviciniamo. Io penso al lanciarazzi, tu coprimi da qui. No, anzi, sei ferita. Ok, a quel resta piano. In macchina. Tu resti in auto. No, no, ecco. Rallenta. Vengo con te. Lei sono si farà ammazzare. Mannaggia la miseria. Era una personaggio figa, maledizione. Cioè, al di là del fatto che è bella a prescindere proprio la personaggio, però era figa come... D'accordo. Ma ho il fucile di Mitch. Cercherò di coprirti. Come tipologia di personaggio, sta femminona tosta malandrina. Alla fine ha svoltato praticamente tutta la situazione lei, però è stata più malandrina di quello che era necessario e si è fatta sparare. Grande idea. Buona procediamo. Idea. Va, vediamo come ti fai sparare un'altra volta. E per l'ultima volta, tra l'altro. Controlliamo il luogo dell'embatto. Se ne pentiranno. Area ostilissima. E tanto mo faccio fuori tutto quanto a revolverate e siamo sereni. Direi che stiamo a posto. Vediamo un po'. Vediamo un po' cosa troviamo qui. Pane per il mio revolver. È arrivata in ritardo la Croc. Rotto. Oh. Oh oh oh, dov'è che sta quel lanciarazzi? Oh, non posso sparare al lanciarazzi. Ok. Ma scusa. Faccio ad eliminare la torretta se non la vedo neanche. Diavolo però, eh? Non è così che funzionano queste cose. Ah, ecco com'è che funzionava. Mi dava questo, un altro Sputnik qua, come si chiama. Rotto. Ok, ma sono spariti quei cosi? Wow, fighissimo sta moto. Supporto. Ah, eccoli. Come faccio a sfondare questi cosi? Vai, disattiva la torretta. Andava cliccata così. Questi si tirano i missili sotto i loro piedi. Appunto abbiamo tirato tutti. Sto arrivando. Aspetta zia però che qui c'è del loot bello, eh. Anche qua. Oh, buono. Componenti leggendari dell'alcol.
Non mi dice chi è questa gente. Quindi suppongo che non sia morto l'amico suo. Prima di entrare nella V, lootiamo tutto il lootabile. State indietro. Arretrate e gettate le armi, altrimenti sparo. Ripeto, gettate le armi. Possiamo trovare un accordo, zio. Ciao, ecco l'accordo. Stai bene? Ha solo qualche graffio. Che testa di cazzo! Ti hanno colpito. Aspetta, ti rappetto. Non è niente. Andiamo. Non riuscivamo a ritirarci, padrona. Si sono riorganizzati in fretta, hanno iniziato a sparare razzi. Beh, sono tipo dei super professional questi, direi. E Scorpion è qui. Mitch. È morto Mitch. Scorpion, no, lui... dai. Lui sta bene, vero? Ma mi dispiace. Non ho fatto ma in no. Tempo. No. Era un coattissimo, no. Scorpion. Ne sei sicuro? No, lui. Ups, ho fatto il salto più lungo della gamba. Volevo vedere. Ma che cavolo sono sti. Vabbè. Scorpion e gli altri. Mi dispiace che non siamo arrivati in tempo. Erano brave persone. Ottime persone. Non dovevano morire qui. Avrei dovuto fermarlo. Ci ho provato. Non avrebbe ascoltato neanche te. Non ascoltava mai nessuno. Brutto testone. Visto che eri nei paraggi, immagino che seguissi la B. La domanda è perché? Voglio l'uomo che trasportavano sulla V, dai. Tanto vale che glielo diciamo a sto punto. Hai visto qualcosa? L'hanno portato con loro, con le nostre auto. Dove? A ovest, una piccola unità, le guardie del passeggero. Cercano un modo per contattare la base. Quindi siete stati voi a colpirli con quelle MP? Sì, abbiamo cercato di avvertirvi, ma non c'era ricezione. Se vi hanno preso le auto, possiamo seguire le loro tracce. Tu resta con Mitch, tanto lei si rifiuterà un'altra resta volta. Resta con Mitch, me la caverò. Vengo con te. Eccola. Ho promesso di aiutarti. Mannaggia, proprio, e poi, proprio capatosta. Quei bastardi hanno ucciso Scorpion. Gliela farò pagare. Non discutere con lei, V. È inutile. Me ne sono reso conto, caro Mitch. Andate, io chiamo i ragazzi. Ce ne occupiamo noi. Io prendo questa. Ti lascio la mia auto, non si sa mai. Sono belle tutte e due, però questa qui da viaggio è stra mega coattissima. D'accordissimo. La Kang Tao ha perso i contatti con il suo hobby. Lo starà cercando. Meglio sbrigarsi. Ma a Panam. Cosa? Tornerai a prenderla, vero? Promesso. Andiamocene. Prima che mandino i soccorsi. Vai, mettiamoci al Andiamo. Lavoro, let's go. Spero non sia. Lei sembra lontano. Si sia ripresa. Vedremo. Le tracce iniziano piuttosto qui. Benone. Quello sembra un buco o è un tatuaggio? I nostri sono stati qui. Seguiamo le tracce e troviamoli. Le tracce degli pneumatici corrispondono a quelle dei veicoli dei nomadi rubati. La perdita di carburante proveniva da un motore danneggiato. Ok. Yes. Yeah. Monta, zia. Scorpion diceva che avrei odiato Night City. Conosceva così bene? Forse meglio di quanto mi conosca. Diceva che appena mi fossi stancata della città avremmo fatto scorta di scatolette. Più un paio di termos di caffè e whisky. Ci siamo messi in viaggio per scappare via da tutto. Come in una vera avventura. Sì, ma lui non c'è più. Di merda. Perché va tutto di merda? Quindi merda, era tipo merda. Il suo pisquello, Scorpion. Ma una mezza specie. Sei ancora viva. Hai ancora diverse cose da fare. Puoi giurarci. Che mossa hanno fatto i cosi camioncini fin? Sono cemento crepato e rugine. Si è teletrasportato quello a sinistra. Ci devono per avuto una corta sorpresa. Attentati. Vendiamo cara la pelle!
Modalità assistita.